Eccoci pronte per fare una super ricettina con Marta. Sei pronta? Ciao. Ciao Marta, ti saluto oggi super contenta e sorridente. Allora, vogliamo fare la ricetta ma anche un gioco. Marta, devi riconoscere tutti gli ingredienti. Lo vuoi fare? Già. Sì. Allora, oggi faremo il... Qua che ci sta? Intendo. Dito, riso. Brava mamma, come l'ha detto bene? Come l'ha detto bene? Allora, il riso all'insalata. Dito. Già l'ho cotto. Dito. Qua sta chiamando al nonno perché vi spiego. Ogni volta che il nonno si mangia il riso, dice: Marta, oggi mangio il riso. E ride perché riso. Ok, per questo che ha battito. Ok. Poi, allora, il riso l'ho cotto precedentemente, l'ho fatto raffreddare mettendo all'interno dell'olio per non far attaccare i chicchi. Ok. Fino a qua ci siamo. Poi ho preparato, qua ci sono pronti tutti gli ingredienti. Allora, vediamo Marta se riconosce. Iniziamo col primo. Vedete queste che sono? Che sono queste? Le? Guardale bene. Che sono? Alza la testa, sennò non ti sentono. Che sono? Le? Olive? Dita, olive, brava, bravissima amore. Anche queste le ho tagliuzzate e le ho sciacquate. Questo qua che cos'è? Il? È giallo, ricordati. Il? Che cos'è? Il? Vai, dici a mamma, il? Vai, ci sei, vai, il? Che cos'è? Non ti ricordi? No. È il mais. Vai, dici ma. Ma. No, devi dire mais. Ma. Brava, brava. E ci mettiamo anche il mais. Anche questo sciacquato per bene. Ecco qua. Poi, mettiamo tutte le ciotoline qua. Poi, questo qua che cos'è? Il? No, 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 no. Questo che cos'è? Il to? No. No, tonno, brava. Ho iniziato io, ha finito lei. Brava. Però tieni la testa su, brava. Mettiamo tutto insieme. Poi, nonna tutta, poi, qua dentro che ci sta? Il? No. Mamma, formaggio, bravo, questi qua non li conosco perché non li mangiamo quasi mai. Allora, preciso che lo so che i würstel crudi fanno male, lo so, però una volta l'anno che si mangiano i würstel crudi, per una volta non muore nessuno. Ok, mettiamo sempre tutto dentro. Poi, ok, mamma mia. Poi, lei già vorrebbe mangiare. Marta, sono le 9:40, non pensi che devo mangiare? No, dopo ti faccio assaggiare, aspetta. Vedete come sta bene? Allora, queste che sono? Da uova, bravissima, nonna, quanto è intelligente, sta figlia mia. E le tagliuzzo dentro. Così. Le tagliuzziamo un attimo. Ok, mo le tagliuzzo tutte e poi faccio riaspettare. Già vuole, ma vuole uova! Ma vuoi fare la colazione americana, te? No. Ah no, le uova no, e che vuoi il riso? Sì. Mannaggia mia, aspetta, mo lo condisco, almeno lo assaggi condito. Dai un attimo le uova, aspetta. Eccoci qua, ho tagliuzzato anche le uova. Questo vuole il riso a questo, un attimo che te lo voglio almeno condito. Questo che cos'è? Bibo, basilico, brava. Tagliuzziamo il basilico all'interno e per ultimo, a parte perché sembra che a Marco non piacciono, li metto dopo che ho separato il piatto di Marco. Metterò questi che sono i. Che sono questi? Che sono questi? Pensaci, alza la testa e pensa, che cos'è che a Marco non piace? I. Il legume verde che a Marco non piace? Mamma mia, non ci piace niente. No, non è vero, Marco mangia tutto, però questo legume proprio non ci piace. Che cos'è? I. Pi. Cosa? No. I piselli, brava. A Marco proprio i piselli non piacciono, quindi adesso che faccio? Mescolo tutto e poi levo il piatto a lui e aggiungo i piselli a lui. Ecco qua. E poi un altro giro d'olio. Mamma mia, aspettate, vi devo far vedere lo spettacolo, aspettate. No, dovete guardare la sciccheria, i colori. Marta continua a lamentarsi che vuole il riso a quest'ora. Guardate che bello. Lo mescoliamo bene insieme, aspettate. Ecco qua, mescoliamo per bene tutto. Marta, mo te lo do un poco. Cioè, allora, sono le ore 10 meno un quarto, le 9:45. Sto facendo tutto presto, innanzitutto per farlo insaporire. Poi, per scendere, per farci una passeggiata, oggi è sabato, voi lo sapete, noi sabato non ci piace andare a mare, però scendiamo, ci andiamo a prendere un caffè sul corso. Insomma, è a masturare un poco questo caldo. Per farci una passeggiata tutti insieme. Ma ti puoi mangiare il riso alle 10 meno un quarto di mattina? È a Brioscino, non lo vuoi. No, ma invece non morresti. Ti, già va. Ti, io, mamma, morre. Forza.
Ecco qua, allora guardate che spettacolo. Io penso che è bello pieno pieno di roba. Avevo comprato un barattolo di olive in più, un wurstel in più, mais in più, però secondo me no, perché poi viene troppo troppo pieno di roba. Io per 700 grammi di riso ho messo 4 uova, 4 scatolette di tonno, un galbanino intero, un pacco di wurstel, un barattolo di olive, un barattolo di mais, ma ho buttato i piselli a terra. Insomma, ci ho messo un bel po' di basilico e secondo me è pronto. Poi ci mettiamo i piselli, giusto una mangiatina. Ne ho cotto un paio di pugni di piselli. E questo. Ieri sera è andata a mia suocera, ci ho detto, signore, domani faccio una bella risale insalata. Venite a mangiare un bello piatto. Andate a mare, ci ho detto. Andate a fare la doccia, poi venite a casa, mangiamo insieme e vi ritirate. Allora, togliamo il piatto a Marco per poi aggiungere i piselli. Allora, onestamente, a me nel risale insalata piace anche la maionese, però siccome che non piace a tutti, io che faccio? La metto a tavola, chi la vuole se la mette. Io penso che a Marco va bene, chi le già sa se lo mangia. Marco non tanto ci piace di risale insalata, però deve imparare a mangiare tutto. È un bello piatto, ci mettiamo la fogliolina sopra anche a lui per decoro. Poi ora lo lascio stare un poco fuori, eh? Guardate che bello piattino pure per Marco. Ora per noi aggiungiamo i piselli. Vuoi altro riso? Già faccio chiù. Che stavo dicendo? Ah, ora lo lascio fuori, perché in casa mia si sta abbastanza freschi. Tieni, basta, questa è l'ultima, eh? Che mo è presto per risalire. Ma hai mangiato latte e complex? E non c'è, mo pare proprio basta. Stavo dicendo, io lo lascio fuori, in casa mia si sta freschi perché ho tenuto l'aria condizionata accesa fino adesso. Poi, quando torno, lo metto una mezz'oretta in frigo per mangiarlo fresco. Perché se lo mettessi già da adesso in frigo, che sono le 10, fino alle 1:30 che non mangiamo, si fa troppo freddo, il riso si indurisce, a mio avviso, per gusto mio, eh. E quindi, ora lo lascio fuori, bello coperto con pellicola. Ma non è che spettacolo, guardate qua. Io penso che anche come olio va bene, se no va bene troppo lento, al momento se ci vuole lo aggiungiamo. Che dici, va bene, mamma? Ti piace? Meno male, eh. Mettiamo anche qua il decoro col basilico. Toto. Decoro, brava Marta. No, Ah, il basilico da Rocco, l'abbiamo preso ieri. Ecco qua, alza la testa però. Guardate che bella decorazione e che bel riso all'insalata. Vi piace? Marta, che dici? Ti piace? Meno male, eh. Questo è il nostro riso all'insalata. Buon appetito, arrivederci. Ci vediamo più tardi per l'assaggio. Saluta Marta. Ciao! Piatto unico, mi raccomando, perché sta tutto qua dentro. Non esagerare. Arrivederci.